L'area alle spalle del polo universitario si appresta a cambiare volto. Oltre il campus saranno realizzate delle opere di urbanizzazione, tra cui una strada di collegamento con la via dei Pescatori. Nel progetto è prevista la realizzazione di 54 alloggi sociali da destinare a studenti, più altri 36 alloggi di iniziativa privata, per un totale di circa 11 milioni di euro. Ci saranno anche i servizi per gli alloggi come mensa, palestra, spazi comuni a totale costo privato per un totale di 3 milioni di euro, più un ulteriore 1 milione di euro per le opere di urbanizzazione. Insomma, la zona si appresta a cambiare volto con un investimento totale di circa 16 milioni di euro. Il progetto potrebbe davvero far riaccendere il sogno di rendere Trapani una vera e propria città universitaria, ma servono nuovi corsi di laurea per ampliare l'offerta formativa e soprattutto strutture adeguate. A Trapani da anni si parla del recupero dell'ex macello da destinare a struttura a servizio dell'università nell'ambito del più ampio progetto Social Housing per Giovani. Da questo versante l'investimento è di oltre 4 milioni di euro nell'ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile dell'azienda urbana delle città della Sicilia occidentale, dove rientrano anche Trapani ed Erice. Ed in questa piattaforma sono previsti anche spazi per il coworking, il che permetterebbe di mettere a sistema il polo didattico con il campus alle sue spalle e il vicino ex mattatoio del capoluogo. Tutto sull'asse del lungomare Dantelighieri. Intanto, nel breve periodo, dovrebbero partire i lavori per il campus universitario. Da questo fronte, a questo punto, si resta in attesa dell'ok del Presidente della Regione. Dopodiché si potrà passare alla fase operativa con la posa della prima pietra. Se non ci saranno imprevisti e ritardi, già entro la fine del prossimo anno, come spiegato dall'assessore lavori pubblici e grandi opere del Comune di Erice, Gianni Mauro. La delibera di ieri era riferita alla richiesta di proroga al Presidente della Regione. Gli uffici stanno già lavorando per mettere assieme delibera e documenti da inviare al Presidente della Regione. Nel momento in cui il Presidente della Regione si esprime, io penso che nell'arco di un paio di mesi, 2 o 3 mesi, si potrebbe definire questa faccenda, l'impresa può iniziare già le progettazioni, i tavoli di concertazione con l'università e quindi iniziare i lavori. Io penso che se non ci sono ostacoli di natura burocratica, entro l'anno noi potremo vedere, come dire, il cantiere mettere la prima pietra, come si suol dire.